abbondante, oh valle abbondante, oh oh oh. Dona un soldo al tuo Witcher che protegge tutti. Mamma mia che trip, ragazzi, mamma mia che trip. Bentornati a tutti comunque nella sesta puntata dell'Addio del Lupo Bianco. Dove mi trovo? Finalmente sei sveglio. Anche Leto è ancora incosciente. Eravamo nel cortile a affrontare il Frighten, l'abbiamo ucciso, sì, 2 anni fa. Ah, ok. Siamo anche a una fiera a Gulet con Dandelion e ci sentivamo delle streghe d'acqua. E tu, Eskel, ho completato un contratto. Ma in che senso, raga, che trip incredibile. Ho cambiato idea, sei noioso da far schifo, ok. È peggio del gabbiano nero. Aspetta, qualcuno sta arrivando. Chi è che sta arrivando? No, niente, nessuno sta arrivando. Ah, eccolo, è Dudu. Cosa c'è di male? Cos'è che c'è di sbagliato? Vi siete già annoiate? Ah, donne, giusto? Puro caos, come sempre. Ok, aiutiamo le nostre vittime ubriache. Usiamo le lacrime di moglie. Leto, stai bene? Ok, questo è elfico. Ok, va bene, dacci un secondo. Dannazione voi e le vostre specialità da Witcher. Penso che stia mutando. Io potrei diventare asessuale, vaffanculo Geralt. Ok, sto cominciando a risentire le gambe. Non ho mai provato una cosa del genere, Witcher. Mi scuso per la mia assenza, il mio essere fuori controllo praticamente. Cosa mi sono perso? Morte e distruzione. Ok, niente fuori dall'ordinario. Ma che dialoghi sono, raga? Ah, vabbè, io direi Skellig. Ma comunque, raga, i personaggi normali non possono prendere le pozioni dei Witcher. Muoiono. Ok, abbiamo scelto Skellig, amo il suo aroma, vi avviso, occhio che sarà pesante, sarà forte. L'ho sempre voluto provare, ho fatto uso di questo drink durante una colazione a Sintra, non male, anche lui. L'ultima volta che questa brodaglia è stata sul tavolo, alla veglia del nostro ultimo re, ha causato un bagno di sangue nella sala da cena, nella sala da pranzo. Avete mai sentito dei berserkers, friends, quindi amici? Sono instoppabili in battaglia e praticamente assomigliano proprio agli orsi, non li puoi distinguere, è pura rabbia animale, come dice Regis. Sembra quasi un liquore alle erbe. Quando avevo 16 anni, mio padre e io abbiamo fatto un raid sulle navi di Nilfgaard e abbiamo scoperto che erano navi mercantili e sapete cosa avevano in stiva? Dozzine di barili di puro spirito, cioè di puro alcol ovviamente. E anche i più bravi, più forti guerrieri di Skellig hanno dovuto fermarsi per un sacco di giorni dopo che l'hanno bevuto. L'unica cosa che aiutava mio padre era un sorso di mandragora, quello che beve Regis, raga, in Blood and Wine. Infatti Geralt dice non scorderò mai il succo di mandragora di Regis. Perché ti colpisce come una tonnellata di mattoni. Sì, è stato un bel meeting quella volta, l'ambiente della necropoli praticamente ti faceva sentire uomo. Quella tinterella di luna era magnifica. Ok, arriva il nano, dice basta parlare, bisogna bere, praticamente bagnarsi la gola. Vai Geralt, comincia tu. Alla salute di Regis. No, non è necessario, sto ancora tra i vivi. Tutti ubriachi, raga. Ah, Emlyar, Regis, Roeli, Ecterse, Godfroy, per aver salvato la mia e la vita di Yennefer. And this booze?
Ah, liquore. Ah, ok. Quindi a Regis e al suo liquore. Questo è stato il brindisi. Oh, Christian. Cosa è successo? Praticamente per ogni drink c'è un trip diverso. Dove siamo qua? Oh, Cristo, che cazzo? Oh, che cazzo? Ma qua... Ok, c'è Eredin e Mirvarim Reis e quell'altro dovrebbe essere... Cos'è? Vilgefortz? O Savolla o... Sì, Vilgefortz. Qua è un casino, raga. Qua è un casino. Bellissimo. Bellissimo. Non so cosa possa c'entrare... Cioè, ho capito che questi sono i nemici comuni... Nemici comuni, nemici che ha avuto Geralt durante tutte le sue avventure, meglio alcuni, più forti. Però uno è Emhyr, non l'ho mai visto combattere. Eredin sì. Vilgefortz ok. Però mica metterceli tutti e tre è veramente da bastardi. Anche perché figa, adesso sono a metà vita, non è mica facile, eh. Mi sa che per Vilgefortz devo usare Hard. Aspetta, prima mi metto Queen perché mi chiama, mi ha fatto fuori più di metà vita. Ok, mi sa che Queen è già andato comunque. Vediamo Hard. Sì, è questo. No, non è vero. Sì. E, è figo, raga, perché Vilgefortz sì, c'è nei libri assolutamente, tutto quello che volete. Però nel gioco, nei giochi, nella trilogia non c'è mai stato, neanche nei flashback. Quindi è figo quello che hanno fatto di riportare Vilgefortz nei giochi. Anche perché, raga, vabbè, spoiler alert, se non lo volete sapere, bloccate il video in questo momento. Vilgefortz nei libri è morto. Però, vabbè. Non è tanto spoiler perché comunque in Blood and Wine Regis chiede che fine ha fatto Vilgefortz a Geralt e Geralt glielo dice. Quindi se avete giocato Blood and Wine e avete fatto attenzione a quel particolare dialogo... Ah, guarda che c'è il pappagallo. Se avete fatto attenzione a quel particolare dialogo lo sapevate già. Figo? Che cazzo è? Rob. Ah, figa, regà, Rob! Sapete chi è Rob? È praticamente colui che ha ucciso Geralt alla fine dei libri. Con un forcone, è proprio... Eccolo lì. È un contadino comune che ha ucciso Geralt con un forcone durante un pogrom a Rivia, mi sembra. Alzati, cazzo. Eskel praticamente tira su Geralt. Cos'è successo? Sto diventando vecchio per questo. Era un estratto di puro liquore di mandragora. E un umano normale sarebbe dovuto morire istantaneamente. Meno male che voi Witcher avete un metabolismo migliore. E anche la pura mandragora è velenosa per i Witcher. Fortunatamente cioè, ha preso solo un sorso, Geralt. Gli do un rigogolo dorato, cioè per la pozione che è contro i veleni. Questo è un materiale per una ballata. Volete altre bottiglie? Ma in che senso? È tutta mandragora, mi sa. Temo. Come dovrebbe essere? Se fosse stato qualcun altro sarebbe morto da tempo. Comunque, raga, volevo ritornare sul discorso che ho fatto prima. Nel senso che le pozioni dei Witcher non le possono reggere gli umani. Muoiono subito. Come hanno fatto a berla? Forse questa è per ora l'unica incongruenza che trovo nel DLC. Intanto Eskel dice non toccherò mai più i liquori di Skellige, grazie Druido. Cosa è successo? Mi sento stanco, mi sento malato praticamente. Mi dispiace amico mio, ho mischiato le bottiglie e ti ho dato gli ingredienti della mia medicina al posto dell'alcol. Che ingredienti? Che cos'era? Estratto di mandragora. Sei impazzito? Se fosse stato un altro a parte me, Eskel o Lambert, sarebbe morto. Cioè, sareste morti. Io so perché è distratto il druido, immagino. Avete presente la ragazza bionda, quella Freya, la nuova assistente? Quella più giovane di 200 anni. Occhio alla tua lingua, ragazzo.
Basta adesso. Come ti senti, Geralt? Meglio adesso. Andiamo avanti. Che ne pensate di un piccolo torneo? Magari potrei confrontarmi contro il leggendario Geralt di Rivia. C'è qualche spada di legno? Certo, come no. Le usavamo per allenarci. Raga, quindi è un torneo di spada? Ma io contro chi devo combattere? Sì, dai, proviamoci come si comportano le leggende viventi, eccetera, eccetera. Siete imbattibili? No, non sono imbattibili gli Arpen. Sì, sì, sei imbattuto finché vivi. Finché sei vivo. Chi è che va prima? No, io sono solamente un mercante. Io non posso combattere perché non ho una mano. mi piace se rido, raga, ma non è per cattiveria. Ok, io contro Hjalmar. On guard. Vabbè. Oh, minchia, non me l'aspettavo. Che figo, raga, ho fatto proprio il... Ah, minchia, è già finito. Io stavo combattendo, ma stavo guardando i tavoli messi a mo' di arena. Ok. Vabbè, Zoltan non penso che sarà un problema. No, il problema è se si mettono 3 contro 1. Perché prima Vilgefortz mi stava facendo il culo. Anche se comunque, raga, la difficoltà è facile. Cioè, nel senso, l'ho detto in una delle prime puntate, che volevo godermi proprio la storia senza stare lì a rifarmi le battaglie. Vabbè, è proprio semplice sto torneo, dai. Come è stato difficile sconfiggere prima Eredin, Emir e Vilgefortz tutti insieme, qua è molto facile. Vabbè, comunque immagino che, visto che si stanno facendo delle attività abbastanza solite in The Witcher, immagino che magari ci sarà il Gwent come attività durante l'addio al celibato, oppure ci sarà, non lo so, il braccio di ferro come c'era in The Witcher 2, oppure sarebbe figo, e visto che sono riusciti a riportare le cose di The Witcher 1, se ci fosse una cosa del genere, tipo i dadi, il poker con i dadi, scusate, che c'era in The Witcher 1, che mi divertiva alquanto. O magari anche le corse di cavalli. Beh, è tutto da scoprire. Tutto da scoprire. Hai visto Witcher? Sei invincibile. Ho vinto le mie battaglie. Ora devo appendere la spada al chiodo, praticamente. Basta questa lagna a Geralt e a altri 300 anni di vita. Sei sopravvissuto a un sacco di prove in più rispetto a quanto hanno fatto gli altri Witcher. Alla tua salute. È venuto il momento per una vera storia rilassante e spaventosa. Posso sentire già i miei pantaloni bagnati. È una di quelle storie in cui devi fuggire dalla finestra di una ragazza perché hai paura del marito. Silenzio, comunque questa storia inizia da qualche parte nella foresta di Maribor. Geralt e io ci eravamo appena divisi, lui stava andando a Bruges, io a Maiena. Stavo seguendo la strada principale quando a un certo punto una ragazza dai capelli rossi si è praticamente affiancata a me. I suoi occhi erano più verdi degli smeraldi, le sue labbra del colore del sangue, me la ricordo. Era stai zitto, lascia che il poeta faccia tutto il lavoro, come stavo dicendo. Ah, un altro flashback, raga, tanta roba. Per ora, raga, la puntata, a parte vabbè tutti i combattimenti eccetera, un po' più parlata, però magari adesso c'è un po' di azione. Anno 1260, quindi si vede Geralt con l'armatura del gatto che si separa da Dandelion, e noi facciamo Dandelion. Adesso Salvo mi ammazzerà di commenti con Dandelion. Ecco la ragazza. Buongiorno signore, posso chiederle aiuto per tornare a casa?
Mio padre mi ha chiesto di raccogliere qualche erba prima della sua partenza e adesso ormai è tardi. Certo, perché no, verrò in tuo aiuto. Dove stiamo andando? Stiamo prendendo la strada principale, te lo mostrerò. Qual è il tuo nome, signore? Sono il rinomato bardo Dandelion. Famoso da Buina fino allo Yaruga, è un onore conoscerti o conoscerla, non so. Perché vivi qui? Non lo so realmente, mio padre, non mi fa andare lontano da queste zone, da casa, da queste zone. Vorrei vedere il mondo, ma mio padre mi dice che è ancora troppo presto. Qual è il tuo nome? Natus. È uno strano nome, ma apparentemente è quello che ha voluto mia madre. Ok, andiamo. Let's get going. La pioggia sta diventando più pesante, sta peggiorando. Ok, quindi non sei spaventata di andare da sola in questi boschi? Lo faccio da un bel po' di tempo. Mio padre è sempre occupato e le erbe non crescono vicino a casa. È un posto terribile in cui vivere. Però tu mi proteggerai, vero? Ci sono. Ah, se appariranno lupi. Certo, mia ninfa, mia ninfea. Ovviamente Dandelion sempre molto diretto. E niente, quindi stiamo andando. Ma si può passare? Ah, sì. La prospettiva non aiutava con questo tronco caduto. Allora, raga, dall'esperienza nel mondo di The Witcher, questa o è un vampiro, tipo Orianna, oppure stavo guardando indietro per vedere se mi stava seguendo oppure se si era trasformata, oppure, non so, tipo la piccola rossa di The Witcher 3, un werewolf, un lupo mannaro, non so, una delle due, mi sa più di vampiro, però non lo so. Grazie mille, puoi fare qualcos'altro per me? Sì, sono tutto orecchie. Non sento musica molto spesso. Cioè, l'unica cosa che sento sono gli uccellini la mattina. Puoi suonare qualcosa con il tuo liuto? Naturalmente, sì. Ah, no, c'è scritto anche potresti fare. C'è qualcos'altro che potresti fare prima? No, dai, naturalmente, non voglio fare troppo il marpione. Ok, Dandelion che tira fuori il liuto come fosse una spada totale. Oh, è molto bello. Vorrei scappare via con te, però non adesso, o forse mai. Di cosa stai parlando, ragazza? Ecco, ci siamo. È un peccato, non ne prendo di carini molto spesso. Cosa sta accadendo ai tuoi occhi? Perché sono gialli? E i tuoi denti perché stanno crescendo? Ok, ci siamo, ragazzi, ci siamo. Dobbiamo essere veloci. Papà tornerà presto. Papà. Sì, è un cacciatore in questa foresta e caccia i folli come te. Ok, molto bene. Eccolo là. Ok, lupo mannaro. E questo è, penso, il padre a sto punto. Ok. Bene. Comunque c'eravamo, eravamo 50 e 50, ragazzi. O vampiro o lupo mannaro, comunque. Non è normale, anche nel mondo di Geralt. Minchia, che sberla mi ha tirato. Non è normale nel mondo di Geralt che ci sia una ragazza in mezzo al bosco di Maribor, soprattutto, che giri da sola. E anche se ai tempi c'era più. Cioè, si era molto più lascivi. Ok, salviamo Dandelion. Ho detto salviamo Dandelion. Ah, magari con Ard. Ok, neanche così. Dalla finestra, bisogna andare da un'altra parte. Ma cazzo, ma. Ah, ecco. Vabbè, si era buggato un attimo. Ok. Ah, va bene. Quindi il boss reale era il padre. Qua è stata abbassata una spadata in corpo. Sono tornato indietro perché ho trovato tracce di lupo mannaro. Questa foresta non è mai stata sicura. I banditi sono una cosa, ma i lupi mannari. Mi hai salvato come al solito, caro amico. Andiamo via, mi sto sentendo male e c'è puzza di cane bagnato.